Siamo ragazzi, siamo, eccoci qua ragazzi, sì, mi vedo, ok. Allora, vi do il benvenuto, sono Matty Mars, siamo alla consueta live dalle 18 e ora sto controllando un po' di cose, intanto che, ok, sembra tutto a posto. Bene, allora, ho scoperto. Oh, anzi, ho notato, poi dopo ho prima ho notato, poi ho scoperto che io ho due cardi che non sono miei, che sono questo T44 FL, che praticamente è un livello 8, è un medio, fa 250 di danno con una prestazione anche buona, è un premium, e non sono miei, io me li sono trovati sicuramente poi. Andranno via perché non è che sto gioco ti regala niente. E più questo T32 FL, sono tutti FL, è un pesante americano. Anche questo ha un 8 con un 300 di danno, 245-198 di penetrazione. Non è malaccio, è abbastanza buono anche questo come carro. E questo, ho scoperto cos'è questo simbolo delle spade incrociate, ho guardato su internet. Non ho trovato niente, che dice il simbolo, World Tank, simbolo delle spade incrociate, non ho trovato assolutamente niente. Quindi forse, non lo so, sarò il primo a dirvi cos'è. È praticamente semplice. È questa prima linea. Prima linea è una battaglia praticamente a conquista di zona, l'ho fatta ieri. Purtroppo ragazzi la faremo domani, se in caso mai. Oggi non credo si può fare. Perché sì, credo di sì. Allora la facciamo oggi. Perché io l'ho provato a fare e mi diceva che non è che ne puoi fare una dietro l'altra. L'ho fatta ieri sera e poi mi dava 16 ore di tempo di attesa. Quindi, e praticamente c'è questa modalità che si chiama prima linea e che serve, è una specie di dura. Una mezz'oretta, quindi molto di più di una partita di una battaglia casuale, perché albero tecnologico di una battaglia casuale e la conquista di zone. Potete respawnare con un carro di questi due, ma credo anche con un altro 8 a vostra scelta. Però, dato che questi sono premium, magari usiamo questi qua. Sono carucci tutti e due, quindi ragazzi, li proviamo. Io credo che poi alla fine non so quanto possa durare questa modalità, ma sicuramente alla fine di questa modalità questi due cavi, come sono tornati, se ne vanno. Molto credo che mi resteranno i soldati solamente con la caserma l'ho piena, e se questi due armati se ne vanno, o mi danno il posto gratuito alla caserma e ci infiliamo i soldati, cose che non credo, perché World Tank se te può regalare qualcosa piuttosto se rovina, ma non ti regala manco una cippa per nulla. E non lo so, molto probabilmente spariranno. Io potrei anche fare posto nella caserma per un eventuale deposito dei soldati, però siccome questi sono tutta gente che hanno già qualcosina, questo al 60% di sesto senso, diciamo che non è tutta gente che comunque ha già qualcosa, non vorrei magari eliminarli. Perché sono un bel po' fra tutte e due. Non vorrei magari eliminare gente nella caserma e poi dopo questi me li elimina comunque. Non lo so. Comunque andiamo, dai. Poi vedrò magari su internet se trovo qualche spiegazione per capire meglio quanto dura. I carri non mi restano, ma cioè quello proprio. Quello ci potrei scommettere la vita. Non la casa, la vita proprio. Allora, siamo tutti livelli 8. Questa è una grandissima cosa perché perlomeno il matchmaking, cazzo, è quello. Livelli 8, punto. Oh, che bellezza. Vedi, c'è chi è entrato con gli S3 che non è affatto premium, però è un ottimo carro. Chi è entrato con il progetto, quello italiano, il progetto 46. Io entro con questo anche perché essendo premium mi pagano un pochino di più e se perdiamo non vado. Il rosso sparato. Dobbiamo catturare questi punti D, E, F, D, E, F e loro ABC, io credo. Abbiamo anche punti di riparo del veicolo.
dove ci sono praticamente quelle chiavi, la chiave inglese e questo faccio il martello, non riesco a vedere cos'è quell'altro. Martello, faccio il martello. Allora, sempre se non crasha il gioco, se non mi lagga, ragazzi, eh. Perché l'audio è un po' bassino, però. Allora, noi dobbiamo catturare, credo, sì, A, B e C, infatti. La C è laggiù. Siamo, non ho visto quanti siamo, però credo più di 15. Ok, T32. Bisogna farsi avanti, però attenzione perché qua qui se riuscissi a mirare non riesco a mirare, era troppo bello. Io sparo a salve, ragazzi, non ho proiettili, quindi dietro la roccia, che cazzo fai a pigliarmi della roccia? Niente, no, non penetro così. Non penetro. Stiamo subendo come. C'è un cerchino? Sì. Anche un po' pezzente, direi. C'è più un G. Che non lo vedo nemmeno. Stiamo subendo come in una maniera tragica. Ma proprio tragica di brutto. Oh, questo. Niente, manco quello che era a buon punzone ho preso. Sì, perché stiamo scoppiando come pochi. Io quello non lo perforo. Proprio un brutto punto questo. Ecco. Io perché sparo sempre con effetto banana? Dai, carica su. Niente, manco quello ho preso. Sparo sempre effetto banana. Manco questo, è rimbalzato pure questo. Ma sono da solo qua. Niente. Cioè tutti ce l'ho addosso, comunque. Ragazzi, mi ha fatto un'ottima partita, eh. Minchia che sciopompa. Oh, ho fatto un danno, mamma mia. E ora c'ho tutti addosso. Carica però, cazzo. Niente. Complimenti a me e complimenti anche alla squadra però, che io comunque non sono un fenomeno, però almeno sono scoppiato per ultimo. Quell'altro sono scoppiati come Roby, come non so nemmeno cosa. Allora, noi possiamo scegliere tutti i livelli 8 fondamentalmente. Però siccome questi qui sono nuovi per me, li provo. A questo punto preferisco provarli. Comunque, se va così anche a sto giro, non dura, cioè solitamente questa modalità qui una mezz'oretta, diciamo, come partita, di tempistica serve.
rispetto alle partite, alle battaglie casuali che durano molto meno, ma se stioppano così velocemente si fa in un quarto d'ora. Io ieri sera ho provato a farlo perché poi dopo ti dà 16 ore di tempo. Quindi dopo dovrete aspettare tipo un 16 ore di tempo prima di farne un'altra. Quindi volevo anche un po' divertirmi, però se stioppano così, drammatica la faccenda. Poi magari loro erano posizionati anche bene, dalla parte di là, perché tra i cecchini in lontananza, quelli posizionati di serie sul cannone, però cavolo. Allora, qui io non vorrei espormi troppo perché non ho coperture. Questo è dalla parte di là. I cecchini sono di qua, quindi io sono coperto. Vediamo un po' se riesco a fare un giro un po' misterioso in modo tale da farmi inchiappettare meglio. Qui sono tutti su, ricognitore aereo, ecco. Io quello non ho capito se è una roba che serve per tipo un bombardamento. Io credo sia un bombardamento. Non vorrei mandare magari degli aiuti di qualche genere, magari sbaglio. L'ha preso? Però sono messo brutto qua, sono messo brutto. Ah sì, bombardamento. E forse ho colpito anche qualcosa. Quindi, ok, è un bombardamento, non è un. Delle volte potrebbe lanciare anche un pacco di munizioni, qualcosa. Ok, è un bombardamento. Io andrei a prendere, se non ci sono tre. Aio! Non l'ho visto, non l'ho visto, stavo guardando proiettola. Ok, qui sembra che la famo. Se io vado in A, brutta cosa. Lì che mi aspettano. Ah, però ce l'hai forse che è più vicino. 661 di là non si sa. Beh, io vado dove non si sa. Che poi lei dovrebbe essere già verde, quindi è già nostra regola. Un anghiettino. A prendere la zona A, difendi la zona A. Ok. Poi non ho capito se una volta, cioè per esempio se loro catturano, cioè è finita oppure. Qui c'è un casino ma non vedo niente, là c'è un cecchino. Bucato sotto la pancia, non era facile pure questo, metto. Io c'ho sempre qualcosa davanti e mi rompe le balle. Piano, piano. Ma possiamo anche riparare il carro, eh? Nelle zone apposite, però anche quello bisogna farlo con cautela perché c'è un tempo di recupero. Trigni. E non per forza.
7 I nostri rinforzi sono arrivati. Un bordello. Oh, io no, ho sbagliato, volevo farlo laggiù in realtà, ok. Da poi mi spara addosso. Che schifo. Supporto utilissimo. Oh. Merda. E qui non è facile proprio per niente. Abbiamo recuperato? Guarda qua, guarda qua. Niente, liscio. La zona F è sotto attacco. Meno male che c'è chi spara meglio di me. Oh. Sì, ma qui ne arriva in continuazione, che è? Cazzo, ma cingolato! Non c'è i paracingoli? Ecco, bravo, difendimi, vai. Sparagli, che questo mi fa fuori. Perché non ho i paracingoli? Niente. Quindi adesso io posso rientrare con un altro carro volendo. Io con lui mi piace. Ho una follia con lui perché. Ah no, lui è di nuovo pronto sto carro qua. Pronti allo schieramento? No, dai, riproviamo lui, dai, che sono. Gli attaccanti hanno del tempo in più. Preferisco loro. Ma avrei voluto mettere l'RHM che era un po' una mattata, però 750 di danno al colpo. Quindi lei non c'è nessuno, bisogna andare alla F. Però se non mi dici dov'è la F, difendi la E, ma la E non c'è nessuno. Perché devo difendere la E? Oh cazzo. Come cingolano sempre. Sembra strano. Gli obiettivi principali sono stati raggiunti. Che stronzo. Oh, perché sempre l'ultimo colpo? C'è sempre l'ultimo colpo che non deve andare. Ma te pare. Porca maia. Oh, tutte le volte c'è sempre l'ultimo colpo che non va. Dai, quell'RHM mi avrebbe sfondato, credo. Oh, io lo voglio via. Pronti allo schieramento. Faccio la mattata. Cannone corto. Se riesco a penrare faccio tanto male. Quindi indannamo, non ci sta a capire più niente. Andiamo in E? A me segna solamente la E, gli altri non me li segna. Secondo me con l'RHM mi sfondano proprio la grande. Ma
proprio la gran... cioè, è una follia quello che è una follia. Trovassi un posto da cecchinare. Però vedi che non sono il solo allora che nell'RHM. Non sono l'unico folle. Tutti di là. Io ho paura a passare di qui perché non vorrei che fosse qualche cecchino. Che aspetta solo me. La zona A è sotto attacco. La zona A è sotto. Ma se mi dici dov'è l'A, io vado in A. Se non mi dici dov'è. Il nostro generale è sceso in campo. Bene. Comunque prendiamo pure questo, tanto più. Allora, di là della montagna. Qua dietro quel sasso lì. Il problema è che con l'RHM con tre colpi io non ho neanche un posto di viaggio, sono molto scoperto. Dai. Che vabbè, questo comunque se lo fanno. La zona è stata aperta. I nemici hanno del tempo in più. Ma dov'è sta zona A? B? Ah, te lo segna quando sei vicino, ok. Fa male? Male. Oh, come godo. Poi più di qui non mi sposterei perché manderei avanti gli altri. Dai, andate, vai progetto, vai. Vada progetto, vada. Quindi il B, bisogna riprenderci il B. Aglio. E che spara? E qualcuno che spara. Ah no, si stanno riparando. Ecco, queste praticamente sono delle specie di isole, di zone, dove se sei, diciamo, danneggiato ti puoi riparare. È ottimo, però comunque ha un... cioè, nel senso, una volta che ci vai poi deve passare un po' di tempo prima di ritornarci, sennò diventerebbe immortale, uno sta lì dentro a vita. E comunque questa modalità qui l'avevano già fatta, un simile, o se non proprio identica, un bel po' di anni fa, quindi non è una modalità proprio nuova, solo che non mi ricordo che ti avevo dato dei carri premium per provare quello. Mi sembra che non è, cioè andavi con i tuoi livelli 8, punto. Quindi questa la catturiamo o no? Facciamo. Ci sta dentro. La sta catturando o non sta facendo niente? Non capisco. Cioè, mi dovresti dare un'indicazione sul fatto che la sto catturando o no? La stocca 30, 29, ma 29 è il tempo di cattura, o il tempo che... Ma cacchio, so. Se io esco... No, continuo. Si dovrebbe catturare la zona.
Mannaggia, stringi, vaffanculo. No, finito. Ah, vittoria? Sto giro ho fatto pochissimo. Specialmente quei due carri premium. L'altra volta ho fatto un pochino di più. E se la volta che fai un pochino di più perdi, quando fai un pochino di meno vinci. Questa è la regola di World of Tank. E infatti non ho fatto manco al secondo livello. Mannaggia. Quindi avvistati 1, assistenza 2000, abbiamo preso 57.000 monete più 1700 di esperienza comune, che poi tradotto in 13.000, l'altra volta era andato in rosso, quindi uso della corazza, 3.000 sarà assistenza, danni critici, 3.000 di danno, distrutti 1, quindi ho fatto pochino. Però 13.000 di guadagnato, 1.720 dovrebbe andare qua, credo sia esperienza comune, che non sarebbero pochi, però non mi sembra che me l'abbia dato, perché 8.000 ce l'avevo già. Allora, insomma, c'è chi ha fatto 12.000 di danno, eh. Io ho fatto proprio poco, 3.000. A parte che siamo stati sfigati all'inizio e che non abbiamo fatto niente, praticamente. Però, vabbè. Quindi, se adesso lo voglio rifare, posso riandare. Ah! Me la ridà, ottimo. Ah, perché ieri sera mi dice, io ho provato a fare una di sera, mi diceva 16 ore di tempo di attesa. Allora oggi, ragazzi, facciamo tutta questa nuova modalità prima linea. Poi mi dovrò informare, i carri se ne vanno sicuramente alla fine di questa modalità. Vorrei sapere più che altro i soldati, perché se io, che ho preso il premium, se io utilizzando questi due carri premium qua i soldati skillano anche più velocemente, se riesco a fargli anche una skill intera, poi li uso, magari li butto su degli altri carri, e anzi magari, per non rischiare prima che questa modalità finisca, magari li butto da qualche altra parte sui miei carri, magari, capito? Così almeno non rischiamo che se ne vadano pure loro. Oppure potrei anche buttare i miei soldati su questi carri qua, quelli che magari un pochino più esperti, anche se poi dovrebbero fare comunque poi tutto il reskill dell'addestramento e dopalle. Quindi forse conviene nemmeno non spostarli. Però, volendo, forse li può aggiustare più che altro. L'importante è che quando non mi buttano fuori questi carri qua, non mi buttano fuori anche soldati, perché sennò è inutile. Io credo che bisognerà fare un po' di posto in caserma, forse, vediamo. E poi non ho nemmeno trovato grandi informazioni su questa modalità qui, solitamente non l'annunciano più o meno. Comunque la mappa è abbastanza grande, per non dire. Ecco, qui sembra che siamo un po'. Ma perché non cingolo mai nessuno? E quando sparo io mi cingolano tutti. C'è l'artiglieria pure? No, colpo l'artiglieria. Sono stupido. Ragazzo, usciamo. O ci stiamo in due, perché
Infatti questo mi spalanca pocce. Ma come non perforata? Di lato l'ho presa. Ma questo mi spinge fuori, te vedi? Ah, guarda. Se mi spingi fuori ti sparo, eh. Sto stronzo. Sto pezzo di merda. Figlio di puttana. Quando ora è figlio di puttana, eh? Purtroppo. Anche se ti spacco il culo. Purtroppo quando ne fai di puttana la vita, poi anche in game è così. Guarda che scende. Guarda che scende il maledetto. Guarda che caghi addosso, stronzo. Ma ti salta un capoccio. Perché non lo perfora? Oh, è morto. La fine degli stronzi. Pure io però, per stare dietro a questo cretino. E poi non l'ho manco penetrato. Allora, sparando di là dietro poi, Io il supporto, a proposito, il supporto aereo mio. Questo è il meglio. I nostri rinforzi sono arrivati. Cos'è che è arrivato? Piano, ok. Se riusciamo a fare un'azione eroica. Questo viene col giapponese di Ozu. Qui il problema è che non si può uscire da lì. Sto dietro. La zona B è sotto attacco. Quindi c'è una collina, c'è qualcosa, non me lo fa puntare. Niente. Sottotiro, mi sono troppo tardi.
Cazzo, cosa c'è qua? C'è un'altra casa allora. Perché sono tutti qui, oh. Sono tutti qui. Ma perché non lo piglia? È lì, non lo prende. Io ho i proiettili a banana. Ecco, era in 20, ovvio. C'avevo i proiettili a banana, io. Possibile. Laggiù c'è un coso per ripararsi. La faccio andare a riparare un secondo? Sta mettendo male. Non ci ha preso B e C, eh. Sembra che gli altri comunque sono sempre posizionati meglio. Ma no, poi c'è uno alle spalle. Non per fuori. Oh, ma allora che devo fare? Quindi siamo pure circondati. Non è proprio una bella posizione. Sta subendo danni, quindi ho cambiato posizione, non lo vede. Vediamo un po' se si scopre, no? Ma c'è uno qua dietro, eh? E in due era Marlo o no, eh? Piuttosto male, ma molto male. Quello lì non lo becchi? Occhio dietro, occhio dietro, e questo arriva su. Ah, sono in due, merda. I rinforzi sono arrivati. Sono in due, pattina fumogena poi. Io che non lo becco. Cingolato, tanto per cambiare. Non lo penetro. Io o non lo penetro o non lo becco. Non vedo. Vai, posto. Sì, si rammava, era meglio, sarà in due all'inizio. Comunque stiamo facendo abbastanza schifo tutti, io compreso, no? Ferdinand, essendo circondati così, è troppo svantaggiato. Il Prot, secondo me, ora come ora non slinga più come una volta, quindi non so quanto converrebbe. Gli S3 forse dovrebbe essere buono. Più che altro il medio vedo che non penetra una cippa, a parte, vabbè, interretta.
è già un pochino più dura, mi sento detta, però insomma, se c'hai disponibile solamente la torretta nemica, o non spari o ci provi, cioè le cose sono due. E comunque abbiamo perso anche il punto A, gira che ti rigira. Abbiamo fatto abbastanza schifo a sto giro. Oh, neanche questo di lato! Ma che cazzo è? Non ho preso neanche. Cioè, non l'ha penetrato! Lascia zona. In che senso? Me ne devo andare? Me ne devo andare davvero? Oh, vado via che ti voglio, lascia zona. No, vado via. Tiro. Una volta che ce l'ho sotto tiro va, lascia zona. E me ne va. Lo capito, lascia zona, va via. Vado via, oh. Tiro. Mi nasci e ne vado. Ma non ho capito questo. Uno non può continuare la difesa, anche se hanno conquistato, no. Cioè è loro per forza. Vabbè, allora noi come la riconquistiamo se non possiamo manco entrare? Anzi, bisognerebbe già da qui cercare di pressarli. Se ne vanno tutti. Invece loro avanzando si scopriranno, no? Quindi magari il momento migliore per colpirli sarebbe proprio ora. Secondo me. E non per. Oh, ma che cos'è? Oh! Ah, basta però! È possibile! Anzi, non riesco a perforare un colpo, ma uno. Bastardo, all'ultimo secondo si è chiuso lì. Io non capisco, io non riesco a perforare, avrò sparato un milione di volte. Non riesco a far danno. Voglio vedere se ce la faccio, 51. Ecco. Che cazzo è? No, almeno te ti levo le coglioni. Come al solito mi trombano tutti, però. Zio, per penetrare un colpo, ma che cosa ci vuole? Andiamo anche con uno dei miei, vai. Oh, io voglio prendere l'RH. Sarà il carro meno adatto. Qui siamo 1, 2, 3, 4 contro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, 5, 5 contro 10. Andiamo di qua. Magari di qua è più tranquillo. Quindi stiamo perdendo la grande. Qui dobbiamo difendere, però si potrebbe andare a prendere lì, per esempio. F è nostro. Io non capisco perché non ti fa vedere tutte le zone subito, nel senso, F è nostro, sconfitta D. La E è laggiù. Difendi la zona F. Andiamo in F. La F è qua. Quindi se ci si posiziona bene, magari qualcosa la combiniamo pure. Ah, quel solito punto di prima. Ok,
se io mi piazzo qua devo un cacciacarrista. Secondo me sono un po' troppo lontano forse. Gli obiettivi principali sono stati raggiunti. Il nostro generale è sceso in campo. Come sei il generale? Adesso non arriva nessuno. Occhio. Cioè, quindi noi dobbiamo stare tutti in posizione aspettando il nemico. Però finisce il tempo così. Quindi molto probabilmente c'è una parte di attacco, eccolo che arrivano. E una parte di difesa. Minchia. Ti ha perso quello 800 in un colpo? Mi sa che arrivano a flotte. Mi dici difendi F e poi è sotto attacco. Ma allora va. Scusa, allora dobbiamo andare in E, scusa, non in F. Ci difendi F e poi sotto attacco E. Anche qui una mappa grande così è posizionarsi. Tanto se manca 58 secondi cosa difendi? Comunque regola questa è persa perché D è stata conquistata, la E la stanno conquistando, ma non ce la fanno. No, si è lontano, guarda dov'è. Niente. Non ho combinato niente a sto giro, niente di niente. Un po' con la. La zona è stata persa. Pure. Hanno del tempo in più. Ah, hanno preso 2 minuti. Quindi loro più che conquistano più prendono tempo per conquistare altre zone. Quindi adesso loro verranno di qua. Non credo facciano il ponte perché sarebbe da folli. O prenderanno dentro la città. Altri 2 minuti, quindi gli dà il tempo, una volta conquistata una zona gli dà il tempo per conquistare un'altra, fondamentalmente va a tappe. Se andassi qua sopra non ci va perché è tutto chiuso. Io laggiù non ci voglio andare perché mi sembra un po' troppo scoperto. Tutti di qua. Sei stato promosso. Io? Non ho fatto niente. Eccolo, 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 eccolo. Buono, 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 buono. Buono, buono. Mi vorrei avvicinare però. Sono un puntaccio. Mi sa che non l'ho preso. Sono un puntaccio. Se
Quello me ne continua a spottare, forse qualcosina. C'ho di supporto qua nessuno. Obiettivi principali sono al sicuro. Obiettivo difeso. Vittoria. Non ho capito perché. Cioè, ne abbiamo persi due, ce n'è rimasto uno. Allora, livello 2 ci dà il kit pronto soccorso, credo un... quanti però? Vabbè, il kit riparazioni più 10.000, 10.000, oh, pensavo fosse 100 io. Sciupato, non ho fatto niente purtroppo. 7.30 mi sa che è un danno da RHM. Va bene ragazzi, direi che è il momento di concludere qui. Poi sicuramente posterò altri video su questa modalità 30x30 perché mi piace veramente. E quindi poi ho anche questi due carretti premium che mi hanno al momento dati in prestito. Quindi voglio più che altro skillare i personaggi che potrebbero sempre essere utili. Ok ragazzi, ci vediamo sempre domani alle 18, sempre su Twitch, e poi posterò anche il video su YouTube, quindi vi consiglio di iscrivervi se non siete iscritti su tutti e due i canali. E niente, vi ringrazio per la compagnia, a domani, ciao a tutti!